domanda semplice. Tra i centrali, Occoli, Romanelli e Bianchetti, chi è il più tecnico dei tre poi in operazione? Ma Bianchetti, dai, diciamo, forse, non lo so. Sì, forse Bianco è quello che ha le dati un po' più tecniche, che è più bravo a impostare. Sì, io partirei commentando un po' la vittoria di Cosenza. Sei tornato in campo dopo aver giocato anche con l'Alessandria. Vediamo che il mister comunque ti gioca spesso, praticamente ogni due o tre partite torni titolare anche tu. Quanto è stato importante vincere ancora una volta in Calabria, la seconda vittoria nelle ultime otto, però sono 3 punti che pesano perché adesso la prendo comunque è un po' più stabilmente in zona playoff. Sì, era una vittoria fondamentale perché comunque erano due partite che non vincevamo, nonostante abbiamo fatto delle buone prestazioni. E è importante perché le squadre sopra stanno andando tutte e il campionato è molto corto e se tu perdi una partita rischi di trovarti fuori dai playoff. Se invece vinci ti trovi in alto, quindi dobbiamo essere bravi. Adesso ci aspetta la partita col Crotone che cercheremo di vincere. Ecco, mi accodo, torno sui compagni di reparto. È stimolante la competizione tra compagni di reparto, ti carica di più? Sì, comunque siamo quattro centrali, cinque centrali anche con Fiorda, che siamo forti e siamo tutti ragazzi giovani e bravi e quindi è stimolante per tutti, penso, la competizione. Quindi bisogna tenere alto il livello di allenamento e questo aiuta sicuramente a migliorarci allenamento dopo allenamento. Quanto mancano poi i gol dei difensori alla Cremonese che al di là degli esterni che ogni tanto fanno gol, insomma se ancora no, però insomma mancano poi i gol dei centrali perché so magari qualche partita chiusa, qualche gol di testa, insomma qualche cosa comparato che fatto un po' di gol nella tua carriera. Sì, è vero, mancano, speriamo di trovare al più presto e speriamo che con un nostro gol la partita magari cambi e riusciamo a vincere in quel modo. Ma l'importante è che noi dobbiamo far prendere gol e ci pensano gli attaccanti e gli altri giocatori a fare gol. Sì, Luca, tu sei qui da, è il terzo anno che sei qui e quest'estate sei stato riscattato, comunque acquistato il titolo definitivo dalla Cremo. Cosa ha significato per te? Magari dopo non abbiamo più parlato, però cosa è successo quest'estate e qual è il tuo obiettivo? Perché alla fine appunto sei uno di quei ragazzi, nonostante tu sia molto giovane, che è qui da più tempo. Sì, io diciamo che quest'estate ero di fronte a una scelta, cioè se continuare col Sassuolo oppure venire a titolo definitivo qua alla Cremonese e non ci ho pensato due volte perché comunque è una società ambiziosa, ho parlato anche con il mister e con tutti, io volevo continuare a rimanere qua perché mi trovavo bene sia con la squadra che con tutti e non ci ho pensato due volte, diciamo, io sono molto carico, ho firmato con questa società e speriamo che di raccogliere delle soddisfazioni. Ecco, con Cosenza è tornato il clean sheet che mancava da 8 gare. Quanto è importante a livello sicuramente per un difensore questa cosa? È molto importante perché comunque prendere 0 gol è sempre bello e essere una delle migliori difese è il nostro obiettivo e quindi speriamo di farlo anche nelle prossime partite. Con l'attaccante che in questo momento ti sembra più forte, più difficile da affrontare, qual è in questa Serie B secondo te? Ma penso che l'attaccante che in questo momento è più in forma sia la Padula, che comunque anche quando è entrato contro di noi ci ha creato qualche problema. Sì, venerdì arriva il Crotone è una partita abbastanza delicata, più per loro perché insomma, abbiamo visto che il mister è in bilico, però anche per voi perché giustamente il successo di Cosenza è importante, ma sarebbe utile dare un po' di continuità. Secondo te che partita sarà? Magari più di gestione come quella di Cosenza in cui tutto sommato i ritmi non sono stati altissimi, tranne quando lo decidevate voi e questo è un ottimo segno di qualità, o come quella di Frosinone magari un po' più aperta? Anche dal lato della Cremo, perché alla fine qua a Frosinone le occasioni sono state vostre. No, certo, col Crotone ci aspetterà una partita difficile perché ogni gara è molto difficile in questa Serie B perché noi abbiamo perso punti col Pordenone e dove si doveva vincere. E quindi ci aspettiamo una gara tosta dove aspetterà tutto a noi, secondo me,
l'esito della gara. Dobbiamo essere bravi a interpretarla nel modo giusto e come Cosenza magari riuscire a tenere il pallino del gioco e accelerare quando vogliamo e cercare di farli male. Ti chiedo se hai un obiettivo personale per questa stagione o se sei scaramantico e preferisci tenerlo segreto. L'obiettivo speriamo di raggiungerlo insieme, no, io me lo tengo per me, dai. Come sta andando mentre la prova ci eravamo sentiti, avevi parlato anche di una tua vita da, diciamo, in campagna, come sta andando da questo punto di vista? E se nei tuoi momenti, diciamo, di relax stai riflettendo anche cosa potrebbe essere dopo la tua carriera, se pensi di poter essere più un uomo da città o più un uomo che si ritira verso in questa zona di campagna? Ma allora, io sono nato, diciamo, in una famiglia in montagna e quindi ho sempre avuto campagna. Mi sono appassionato quel mondo lì, adesso ho preso un po' di campi, diciamo, di uva e piano piano, però ci vuole ancora tempo prima di avere una cantina, diciamo, e tutto questo, quindi parto con calma, adesso porto le cose in consorzio, però sta andando bene, quest'anno è stato buono, diciamo, la produttività. Quindi ci sarà il Bravanello? Speriamo più avanti, sì, dipende come va. Bianco o rosso? Rosso.